qualche anno fa il professore universitario venne in una sala piena di ragazzi delle scuole superiori a mettersi qui a scartabellare su uno schermo di computer. Non ho avuto la fortuna di averne così, quindi sono contenta di potervi offrire a voi l'opportunità di avervi deviso prima di andare all'università e soprattutto di avervi a fianco in queste ricerche fatte proprio sul tavolo davanti a voi. Queste sono opportunità davvero innovative. Testimoniano anche che chi vi parla non è organizzato. Allora, no, infatti. Allora, io non ho una presentazione, innanzitutto mi presento. Diverse scuole. Mi presento, sono Francesco Aiello, sono un docente di economia all'Università della Calabria, dove moltissimi miei studenti provengono da questa zona, della Locride, e non ho problema a dirlo. Moltissimi di loro sono veramente molto bravi. Tra i ragazzi più bravi che ho avuto nel corso di questi anni di insegnamento all'università, insomma, una quota molto rilevante proviene dai licei che si trovano in questa zona. Quindi un plauso un po' all'offerta di tanti, non faccio i nomi, posso dare i nomi perché gente che conosco che si è laureata, che lavora a Roma, Cosenza, Milano, che conosco, con cui ho rapporti anche dopo la laurea, potrei anche tranquillamente dire che sono, insomma, eviterei di fare troppi personalismi. Io sono un economista un po' anomalo, si è visto subito, non ho una presentazione, perché da un po' di tempo ho cercato un attimo di portare un po' sul territorio quello che sono i tecnicismi un po' dell'analisi economica. Quindi dopo aver fatto moltissima ricerca all'università, fare ricerca all'università, da calabrese, perché sono calabrese, mi sono posto il problema di capire un po' qual è la domanda di conoscenza economica nella nostra regione. Questa domanda di conoscenza di economia nella nostra regione è estremamente elevata perché non c'è una filiera formativa che forma benissimo gli economisti, la società civile ha sempre più bisogno di informazioni di natura statistica e di natura economica, e questa esigenza di una domanda crescente di problematiche economiche nasce anche da tanti fattori. Il primo è una tendenza alla contaminazione che è legata alla globalizzazione. La globalizzazione ha moltissimi effetti, anche quello di contaminare le conoscenze anche di natura economica.